incontrando una boba per strada, per esempio, voi come vi regolate per scongiurare questa avversità? Se si apre la porta di mano un palo della luce elettrica, non si abbraccia stretto, stretto. E voi? Spirito, vi dovete aggiornare, altrimenti correte serio pericolo. Si abbraccia il palo della luce elettrica e finché siamo d'accordo. E poi che si fa, eh? Che si fa? Che si fa? Si strutta. Si strutta. Contemporaneamente, trascorre sulla propria spalla sinistra. Altrimenti qualsiasi altro scongiuro è come non averlo fatto. Già, e questa fu la ragione per la quale l'altro giorno mi dovetti arcare in questura e che mi fece giungere in ritardo in ufficio. Mi capitò un fatto simile e per la fretta di farmi gli scongiuri regolamentari non mi accorsi che dietro di me vi era un signore e gli sputai in faccia. Un signor Donati me l'ha detto e me l'ha anche ripetuto parecchie volte. Ma quel benedetto gatto commendatore è il diavolo in corpo. Scappa di qui, scappa di là e mi sfugge sempre. Non sono riuscito a prenderlo. Evidentemente non lo sai catturare, ed è giusto perché non è facile catturare un gatto. Non direi, ma, è questione... Ma non è il caso che tu te la prenda troppo, sai? Non c'è nulla di male. Sei al mio servizio da 20 anni. 22, commendatore. Ah, bene, e allora, con molta confidenza mi puoi dire, commendatore, io quel gattaccio non lo so catturare. Quindi io provvederò perché altro lo catturino. Allora dimmi. Ma, commendatore, sono via, dimmi la verità, Quando è così, sì. Commendatore, vi dico che quel gattaccio io non lo so catturare. E io ti licenzio. Dice... Chi è arrivato? 5 minuti fa. Proprio nel momento che si è cambiato il tempo. Io? Voi. Ogni volta voi. Sempre voi. Commendatore, queste sono ragazzate, uccidellate. Vorreste addossare a me la responsabilità di certe vostre idee errate? Di certe vostre fissazioni che, a rifletterci bene, c'è solo da far ridere i polli di questi tempi? Parlate chiaro, che cosa vorreste intendere con queste allusioni? Voglio intendere che per tutte queste ragioni io sono costretto a licenziarvi. Allora, secondo le vostre immaginazioni, voi mi credereste... Malaugurio. Malaugurio? Badate a quello che dite. No, ho detto malaugurio. Ha telefonato di collega dall'albergo reale. Dice che contrariamente a quanto gli aveva comunicato, il cavalier Peluso deve stare sino a dopo domani per discutere. Quindi era questo che voi desideravate. Questo è un bel pelle. Questo è abolente, abolente. Coppa abolente l'una crescente, coppa levante l'una accomodatevi signor San Marino. Scusatemi se vi ho fatto aspettare. Vi dico subito che la mia divisa è quella di lavorare onestamente e con fede. Non ho nessuno. Ho sofferto la fame. Bravo, mi fa piacere. Che hai combinato? Mentre stavo versando il sale nella saliera, non ho fatto attenzione, la metà è quasi caduta a terra. Ed ha fatto tanto rumore. No, il rumore è stato un'altra cosa. Siccome il commendatore dice e sostiene che quando cade sale a terra è una iettatura. Per scongiurare ogni pericolo bisogna girare 7 volte su se stessi. Io ho seguito il consiglio, ma poi mi è girata la testa e per non cadere mi sono venuta allo sportello della credenza che stava aperto. Così sono caduta lo stesso e mi sono tirata addosso la credenza con tutti i piatti. Leopardi per esempio, in quel fisico così deforme, quale purissimo spirito aleggiava? Aleggiava. Rosina, sappiamo che sei una ragazza intelligente. Avresti sposato Leopardi? Sì. Bravo! Hai sentito? Avrebbe sposato Leopardi. Questa è una ragazza che sa il fatto suo. Ho detto, Alberto. Buonanotte, figlio mio, Come si risponde? Ma io, commendatore, non posso permettermi. Non posso. Ti prego, ti scongiuro, lasciami andare a letto tranquillo di spirito. Oh, ho detto. Buonanotte.
Dio mio! Come si risponde? Buonanotte, papà! Buonanotte, papà! 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 Ora! Tina, quello di chi è? E chi lo conosce? Dice che è un amico dello sposo. Non sono riuscita a sentire dire una parola. Mangia e fuma. Prendiamo un caffè. Ragazzi, il commendatore. Nati, vi ho già detto che non amo sentire i vostri applausi. Ho le mie buone ragioni. Dottore mio, tanto lo spavento che mi sono messo a correre. Io corso tanto, che mi sono sentito tanto stanco. Che quando mi sono svegliato ho detto, io mi riaddormento di nuovo perché non ne posso più. Agitazione, null'altro. Forse ieri sera siete andato a dormire con lo stomaco un poco pieno. Dottore, vi ripeto, è una settimana che non mangio più niente. Fantasia alterata. State tranquillo. Ma non vedete che Alberto, a parte quella piccola deformità, ha un viso perfetto, una salute di ferro, un colorito normale? Onestamente, il mio occhio clinico non sbaglia mai. Ah, questo è vero! Ma non c'è! Non c'è! Però non mi stava mica male. Dico che se l'è raggiungiata bene. Papà, io sono quel gagà che non volevate. Che sposasse la prima. Tu! E tu? Col tuo consenso abbiamo fatto tutto il comodo nostro. Ti chiedo una grazia. Glielo fai. Ma tu fai. Veramente? Veramente? Bravo. Allora, durante il viaggio di nozze, solamente durante il viaggio di nozze, solamente, indossa questo giacco. Papà, ricominciamo da capo. Ma allora non siete proprio guarito!